Ciao a tutti ragazzi, io sono Concetta e lei è Agata. Oggi siamo 23 luglio 2018. Allora, oggi vi faremo vedere come dipingere dei cubi di legno. Allora, per prima cosa con acquerelli. Allora, dobbiamo sciacquare il pennello. E adesso prendiamo un cubo e prendiamo un colore che ci piace. Io prendo l'arancione. Adesso dipingiamo, incominciamo a dipingere. Ah, non lo devi fare uguale a me! Vabbè. Dipingiamo. Fin quando il cubo non è bello pieno. Ciao. A dopo. Allora, il mio l'ho finito. Anche quello di mia mamma l'ha finito. Ed ecco qua. Il mio è arancione e il suo è blu. Ci devo soltanto ripassare il colore da una parte, perché si è tutto sbiadito, quindi ripassiamo il colore. Sarà che non l'ho passato tanto bene. Allora, adesso passiamo a un cubo grande, ovvero quello quadrato. Allora, adesso io lo vorrei fare di colore giallo. Mamma mia, è finita! Mi sono dimenticata di bagnare il pennello nell'acqua. Adesso dipingiamo. A dopo. Dimmi, bello. Agata, che colore ha scelto? Celeste. E a me, io ho mischiato giallo e blu. E mi è ottenuto un colore bellino. Ma poi mia mamma ci ha messo l'altro verde. Questo verde qua. E mi è venuto un altro colore ancora. E allora, questo qua è venuto color pino, come piace a mia mamma. A dopo. Allora, io ho creato il lilla, bellissimo. E io creato il rosa. Mischiando il viola e il bianco. E Agata ha creato invece il rosa chiaro, mischiando il fucsia e il bianco. A dopo. Dopo vi facciamo vedere tutti i cubi messi insieme. Ciao, a dopo. Allora, praticamente io sto facendo fucsia. Allora